pasó acá? Hola, ¿qué tal? Volví de Italia, registrame y te salvé de que no te llevaran por ahí. ¿Mm? Es una intrusa. No lo puedo creer, ustedes tres son tres idiotas. ¿Pero qué? ¿Estás loca, nena? ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien? Sí, mi amor. La vida golpea mal y no sirve cerrar los ojos y buscar refugio en viejos rincones infantiles. Tengo que aprender a cuidar sola el jardín de mi alma. Tengo que ser fuerte y no bajar los brazos. Con cada mañana llega un nuevo amanecer y siempre se puede empezar de vuelta. Sicura di star bene, amore. Tu e il tuo amore fareste meglio ad andarvene da Dai, qua. Dai, Marizia, calmati. No che non mi calmo, questo non è mica un motel. Meglio andarsene, Paolo. No, qui non comanda lei. Pensi di essere la padrona di casa? Questo posto appartiene alla band e non puoi usarlo per i fatti tuoi, è chiaro? E queste perché sono qui? Perché Paola si dovrà fermare per un paio di giorni. Non voglio che litighiate per me, forse è meglio... Stai tranquilla, non c'è problema. Ti ho detto che puoi restare, ok? E lei non dirà niente. Ehi, ascoltami. Adesso portala via. Era il nostro segreto, perché non l'hai rispettato? È una cosa molto importante per me, non ti mischiare. Lo è anche la band, non è giusto quello che stai facendo, Pablo. Andiamocene via, per favore. No, va bene, calma, non è successo niente. Sapete dove andare? Certo che lo sappiamo. Grazie di cuore per l'ospitalità. Non fare così, Mia. Come faccio ad accettarlo? Loro sono i miei genitori. Sì, questo lo so, ma ci sono tante altre belle cose. Tu sei fantastica. E tutti quanti ti amano. Tu meriti di essere felice. Non devi permettere a qualcosa accaduto molto tempo fa di ferirti così tanto. Lo so, ma... Non me lo meritavo affatto e non sopporto chi non dice mai la verità. E mio padre non ha fatto che mentirmi per tutta la mia vita, io razza di idiota. No, Mia, non è vero, non devi pensarlo. L'avrà fatto per proteggerti. Tu sei una ragazza molto intelligente. Sai cosa ti serve adesso? Vieni con me. Devi riposarti. E quando ti sveglierai, vedrai che sarà tutto diverso. Sarai di nuovo tranquilla, ok? Forza. Guido. Cosa? Grazie tante. No, grazie a te. Su, avanti, non dovete preoccuparvi, mi sento bene. Beh, io veramente pensavo di passare la notte a parlare. E dopo quello che è successo con Pablo non ci penso neanche ad andarmene. Tu puoi andare a letto. No. Calmatevi, ragazze, perché questa discussione non mi ha turbato proprio per niente, è chiaro? Vuoi dire che non ti importa? No.
Non fa niente, resterò con te lo stesso. No, pensa a Blas. Se controlla la stanza e non ti vede, sarà in punizione per non sempre. Non mi importa, può dire ciò che vuole. Credo che Maritza abbia ragione, Luan. Pensaci bene. Meglio andare. Ok, va bene. Notte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Occhio alla chitarra. Andiamo, sei la solita distratta. Vieni avanti. Apri gli occhi. Pablo, ma è davvero bellissimo. Piace? Qui. Certo, di chi è? È di Facundo, un mio amico. Beh, in effetti è del padre, ma la può usare quando vuole. Oh, è stupenda. Ascolta, ci sei rimasto male per la tua amica? No, però non so, mi sembra completamente impazzita. Sì, lo so. È lei quella che ha saltato un anno, vero? Esatto. Dici che è un tipo schietto, cosa che posso assolutamente confermare. Ma è per questo che l'ammiri. Peccato che le manchino un paio di rotelle e rovini sempre tutto. Ora che ci penso, è un peccato che sia tornata prima. Non l'hai salutata. Ma come potevo andare a salutarla se la prima cosa che ho visto eri tu stesa per terra con la bocca chiusa con del nastro? E poi non le interessa se la saluto oppure no, capito? Lei mi odia esattamente come la odio io. Per come ha reagito sembrava tutto il contrario. Invece no, non è così, dico sul serio. Maritza mi odia dal primo giorno che mi ha visto. Se lo dici tu. Hace dos segundos que floto en el aire, hace dos silencios que mi beso arde. Nena, en dos segundos es tuyo mi mundo, nena, tu infancia es eterna, ternura tan nueva solo en dos segundos. Ay, nena, si vale la pena. Marcos, a che ora è? È tardi. E lui? Non si sveglia. Ho provato a chiamarlo, ma niente. Non so che altro fare. Va bene, ci penso io. Nico? Nico? Ciao, Luna. Ah, lasciami! Ti ha toccato? Che schifo! Piantala! Amore. Non ridere, tu. Un bacino. Lunetta. Lunetta. Mi sorprende che ancora lo saluti. Bellissimo, amore mio. Ehi! C'è una cascata. Dai, perché non ti togli i vestiti? Così facciamo il bagno nudi. Allora, che cosa ne pensi? Forza. Ehi, sta piovendo. Diventa tutto trasparente, eh? È incredibile. Oh. Ehi, cantando sotto la pioggia, ma che cosa... tardi. Così mi verrà una polmonite. Mi volete far morire, per caso, eh? Non vogliamo ammazzarti, ma smettila di parlare con Luna, perlomeno quando dormi. Io non parlo con i poligami come te. Hai un'altra ragazza oltre a Giulietta? No, non ne ho un'altra oltre a Giulietta, ma di che stai parlando? Beh, ti ho visto con Fernanda. No, no, con Fernanda è un'altra cosa, non c'è niente di strano. Ha dei problemi con Mia. Perché? Che le ha fatto? Tanto per cambiare, continua a prenderla in giro e a maltrattarla. Oh. Però in questi casi è sempre meglio starne fuori. Sì, hai bravo. Ragione, Marcos, meglio non intrometterci. Però qualcuno dovrà fermarla, no? Bene, quel qualcuno sarò io. Siamo andati a casa di Facundo, abbiamo messo su un po' di musica, ci siamo rilassati, l'ho abbracciata e ci siamo divertiti. E bravo Pablo. Una serata di fuoco. Certo che è incredibile. Come incredibile? Non mi credi? Non penserai che ti stia mentendo, no, guarda no, che è la no, verità. No, ascolta, io volevo dire che è davvero incredibile quello che ha fatto Maritza. Insomma, torna, si nasconde e scappa da scuola senza che nessuno viene a sapere del suo ritorno. Senti, Guido, posso dirti una cosa? Non so quanto avesse bevuto, ma era fuori di testa. Sai chi ha fatto? Non mi ha dato neanche il tempo di spiegare. Mi ha subito attaccato, si è messa a urlare come una pazza. Pablo, se ti aspettavi una reazione diversa da Maritza, quella andiamo. Quella ragazza mi sta proprio qua, non so che farò, ma qualcosa devo inventarlo, devo vendicarmi. Ragazzi, ho un problema più grave. Quale? Santiago ha detto che mi ammazzerà se non riuscirò a chiarire la storia della lettera con Lulu e tutto il resto. Ha detto che mi avrebbe infilato una patata dove non batte il sole. Non ridete, non aspetta, è divertente. Sai cosa dovresti fare? Andarle a raccontare la verità e scappare. Però devi ma tenere le gambe serrate. Ma cosa stai dicendo? No, ragazzi, ascolta, basta. Sai che devi fare? Devi prendere Lulu,
guardarla dritta negli occhi e dirle la verità, ok? Ma con lo sguardo triste, poi la prendi qui e le dai un bel bacio sulla bocca, però stai attento a non soffrirlo, ok? Dai, su, non scherzare! Sei impazzito, Pablo! Ah, sono pazzo? Tu prova e vedrai se non funziona. Anche se da una parte sarebbe bello. Ma sai, Pablo, mi sono sempre chiesto come sarebbe stato baciare una più grande. Immagino sia più difficile, che ci voglia molta più esperienza, capito? Io penso che sarebbe molto bello afferrarla e darle un grosso bacio. Lei non se lo aspetta e questo la farebbe impazzire per davvero, così è possibile che si innamori di me. Già, però aspetta, ci sono diversi tipi di bacio. C'è il bacio a camaleonte, che lascia la ragazza frastornata, e il bacio a cagnolino, la stringi e con la lingua fai... Il bacio avventosa. Però quello è più scomodo. Ascolta, Pablo, mi serve per Pablo. Ascolta. Aspettami un secondo! Sì. Ricordi che ha detto mia su Fernanda? Ah, hai ragione, puoi fare pratica con Fernanda. È una buona idea o no? Sì! Faccio un po' di esperienza, le do un paio di baci al massimo e parto alla conquista di Lulu. Peppa! Oh, Peppa, sto morendo! Peppa, sto morendo! Sonia, ma non dovevi tornare domani dalla spa? Mi ha appena chiamato Spirito, Peppa! Che ti ha detto? Sta bene, Maritza? Tu non hai capito! Spirito mi ha chiamato per chiedermi com'era andato il viaggio! Ah, com'è andato il viaggio alla spa? No, non il mio, ma quello di Maritza! È tornata qua! Oh, è ritornata! No. Però ascoltami, ha raccontato di aver parlato con me e io sarei rimasta qui ad aspettarla, ma non è la verità! È tutto quanto inventato e... Ah, andiamo all'Interpol a chiamare la FBI! No, forza, Sonia, stai calma! Capita, mentre tornava a casa, no, sono sicura che sta bene! Cerca di calmarti, vedrai che la ritroveremo! Povera, forza, Sonia, bambino, tranquilla! Come fa? Ma oh, mamma, sei sempre la solita matta! La mia stella! Oh, che bello! Ma sei bellissima! Perché non mi hai avvisato? Si può sapere perché non me l'hai detto? Beh, non sono passata al collegio! Pensavo... Voglio la verità! No, stai prendendo in giro la tua mamma! Voglio starmene lontana da scuola per un po', almeno così potrò dimenticarmi di quell'antipatico noioso! Oh, sì, così passeremo un po' di tempo insieme, tesoro! Che bello vederti! Oh, andiamo, Peppa, lasciala andare! La prossima volta che parti vengo anch'io. No, altrimenti chi si prenderà cura di questo povero vecchietto tutto solo? Non mi importa, puoi dire tutto quello che vuoi perché sono tanto felice di averti qui, ti voglio bene. Oh, voglio bene anche a te, Peppa. Feli, sai per caso dove è Mia? Non immagini cosa è successo, Manuel. Che cosa? Cos'è successo? Avanti, parla! Qui ha scritto che se n'è andata! Cosa? Se n'è andata! Carissima Feli, quando leggerai questa lettera io sarò lontana... Lontana dalla nostra scuola, dove lascio tutte le mie amiche e i miei progetti, e anche lontana da casa, dove lascio me stessa, cresciuta tra le menzogne. Sapere la verità fa male, ma questo dolore mi ha fatto crescere. Ti prego, non venire a cercarmi. Non voglio tornare. Non preoccuparti per me, starò bene. La tua cara amica, Mia. Quando l'hai trovata? Stamattina, stavo per mostrarla ad un off. No, lascia, me ne occupo io. Ma che cosa vuoi fare, Manuel? Vado a cercarla per riportarla qua. Ma come fai se non sai dove sta? Vieni, cerchiamo la sua agenda. Sì, e poi ho fatto così. Fernanda. Ciao, come stai? Senti, posso parlarti? Ho una cosa da chiederti. Certo. Ok, scusa. Senti, puoi... darmi un'occhiata, perché Mia ha detto... Siediti, siediti. Sì. Guarda, ho tutti i capelli rovinati e Mia ha detto che hai una specie di shampoo che può, non so, curarmeli. Ah, certo. Però più che uno shampoo sarebbe meglio che tu facessi un trattamento. Un trattamento? Sì, però non spaventarti. È facile. Siediti, adesso te lo spiego. Molto bene. Ti ascolto. Ah, non è lì? No, no, niente di grave. È solo che Mia ha detto che sarebbe andata da un'amica, ma dovrei parlarle. Bene, grazie. Scusate, avete visto Mia? Sì, certo, ha chiesto di andare a casa perché oggi torna suo padre. E infatti ti stavamo cercando per avvisarti, visto che Mia non ti ha trovato. Ah, già, me lo avevo accennato. Va bene, grazie, ciao. Di niente, ciao. Allora, chi manca? Nessun altro. Che cosa facciamo adesso? La maionese rinforza il capello. Sì, funziona come una specie di balsamo nutriente. Davvero? Deve essere la verità, i tuoi sono molto belli.
Ti ringrazio, Sandra, Thomas. Mi serve l'autorizzazione per uscire. E a me servirebbe tanto vincere la lotteria. Ti prego, invece. È una cosa molto urgente, devo uscire. Perché? Che succede? Non posso dire. No, no, carino, se non me lo racconti non pensare di ottenere qualcosa. Va bene, ok, te lo dirò, ma promettimi che non andrai a raccontarlo in giro. Ma cosa vorresti dire? Che sono le chiacchierone, per caso? No, ma il fatto è... Dimmi. Ha deciso di andarsene e non vuole Chi tornare. Mia è scappata da scuola. Come sarebbe scappata da... Abbassa la voce. È molto grave! Sì, è grave. Per questo devo trovarla e speriamo che nessuno se ne accorga. Però non so se potrò aiutarti, perché stanno per cominciare le lezioni e se non hai una buona scusa, Dunov non firmerà mai l'autorizzazione. Però oggi Dunov non c'è. C'è solo Gloria. No, quella è peggio di lui. Non pensarci neanche. Ragazzi in classe. Aguirre, non hai sentito cosa ho detto? Il signor Aguirre deve uscire a fare una commissione importante accompagnato dalla signorina Colucci. E io le autorizzo. Lei può dare l'autorizzazione solo ad Aguirre. La signorina Colucci l'autorizzano i suoi genitori. Chiaro, ovviamente. È io che ho detto. Non avete sentito? Filate in classe. Continuiamo dopo, va bene? Sì. Sei diventata molto magra, eh? Sì, sto facendo una dieta molto rigida. Oh, la mia piccola stella. Non ho mangiato niente. No, però potremmo fare colazione, sto morendo di fame. Sono d'accordo, andiamo, allora. Vieni anche tu, Sonia. Sì, ma prima metto un po' di matita. Oh. Mi si è rovinato tutto il trucco a forza di piangere. Ecco, finisco di sistemarlo e... Sì, va bene. Voglio un pezzo di torta al cioccolato, dei croissant al cioccolato, pane al cioccolato, pizza al cioccolato. Ah, Marizita, sembra che ti sia mancato più il cioccolato che la tua povera mamma. Assolutamente no. Oh, è sempre carina, così dolce, la mia piccola bambina. Già, non si può proprio vivere senza di me. Cosa? Che cosa ci fai qui? Senti, Gloria, io devo dirtelo, non si può andare avanti così, perché diventa non sempre adesso, più costoso Sandra. Per un bar. Qui aumenta tutto, tutti i giorni, è una cosa impressionante. Sandra, te lo chiedo per favore, sono molto occupata. Per quello che ho detto al fornitore, torna più tardi perché io non ho un soldo. Va bene, che cosa vuoi? Una firma qua. Come ha detto il fornitore. Senti, già che ci sei, mi servirebbe anche una firmetta a questo permesso. Non preoccuparti, l'ho già compilato io perché so che sei impegnata. Ecco. Fammi vedere, cos'è? Figurati che ho dovuto firmare io la ricevuta perché il fornitore Sandra, dava basta, molto basta. Aveva una montagna di impegni, proprio come te. Sì, firmo anche questo, ma te lo chiedo per favore di lasciarmi tranquilla perché devo finire di fare questa relazione entro oggi, hai capito? Di niente, di niente. Più tardi, ciao! È la verità, Peter, non la trovo da nessuna parte, è sparita. Ma non è possibile. Come sarebbe sparita? È una cosa assurda. È proprio ora che il signor Colucci si trova a New York. Credo che dovremmo avvisarlo. Sì, sì, certo, è chiaro. Penserò io a cosa dirgli e a come fare per riuscire a trovarla. Ad ogni modo, ho apprezzato molto la tua chiamata. Molte grazie, Manuel. No, figurati. A presto. Ecco, missione compiuta. Ce l'hai fatta, l'ha firmata. Sì, ma se lo scoprono, ci cacciano a tutti e due, che chiaro? Che cosa intendi dire? Nel permesso ho scritto entrambi i nomi, così sia tu che mia siete autorizzati ad uscire, contento? Sei un genio, non so come ringraziarti per l'aiuto. Ma se fino a poco fa ero soltanto una pettegola. Buona okay, fortuna. Ok, grazie. A Parigi, Napoleone Bonaparte conobbe Giuseppina. E capendo l'influenza che poteva acquisire con quella relazione, se la sposò. E cosa fece Desiree? Non era innamorato di lei? Alcuni dicono che abbandonare Desiree per Giuseppina fu una delle sue strategie più importanti. Deve essere stato uno in gamba. Ha sposato quella coi soldi e ha tenuto le altre come amanti. Mica male. Ragazzi, per favore. Invece io penso che abbia preso la decisione giusta. Perché sapete, a volte bisogna rinunciare a qualcosa di molto importante per riuscire ad inseguire uno scopo più elevato. Sicuramente sta parlando di lei. Chi? La professoressa, la conosco perché è un'amica di mio nonno. Avanti, Feli, che cosa sai? Dai, dai, forza, racconta, racconta. Allora, una volta mi ha detto... Signorine, fate silenzio, per favore. Scusi. Scusi, professoressa. Sì? Ecco il registro. Ah, sì, grazie. Te lo racconto dopo. Linares, datti una svegliata. Non vedo Mia Colucci. Manuela aveva un'autorizzazione firmata. Feli, sei sorda? Vi ho chiesto di Mia. Non mi ero accorta che non fosse presente. Oggi è andata a casa perché il padre è tornato dal suo viaggio. Non è vero, perché Mia non aveva alcun permesso per uscire. Ma sono sicuro che voi saprete rispondermi. Dov'è Mia Colucci? Avanti, sedetevi. Allora, dov'è Mia?
Non so niente, davvero, non ha parlato con Neanch'io, me. Neanch'io, gliela assicuro. Ragazze, ho come l'impressione che voi due mi stiate prendendo in giro. No. E la cosa non mi piace affatto. Però le giuro che è la verità, signore, dico sul serio. E siamo davvero molto preoccupate che le possa accadere qualcosa. È tutto il giorno che siamo in pensiero. Bene, sembra che tu stia dicendo la verità, puoi andartene. Fermati, Paz. Non ho autorizzato anche te. Anch'io sto dicendo la verità, non ho idea di dove sia Mia. Non mi piace quel tono. Chiaro, sai una cosa? Non esci da qui finché non ti passa la crisi isterica. Dov'è Mia? Perché se la sta prendendo con me? A Feli crede, invece a me no. Ascoltami bene, non voglio sentire altro se non dove si trova Mia, hai capito? Non ho detto che puoi sederti. Va bene, però posso almeno andare un attimo in bagno? No. Sì, tesoro, cerca di stare tranquillo. Ma sì, certo, io resterò qui. Non preoccuparti, amore, vedrai che andrà tutto bene. Ma no, Franco, scusa, come fai a dirlo? Amore, certo che mi interessa quello che succede a te e a tua figlia. Sì, amore mio. Ma per favore, cerca di stare calmo. Anch'io ti amo tanto. Ciao, tesoro, ciao. Il signor Franco deve essere disperato. Non immagini, è distrutto, poverino. Cosa ha detto? Mi ha chiesto di restare qui, nel caso tornasse Mia. Così almeno potrei cercare di farla ragionare, quella ragazza. E lui cosa pensa di fare? Cercherà di prendere il primo volo. È davvero disperato. A dir la verità, anch'io sono un po' preoccupata. Tutto questo te l'ha detto Mercedes? Sì. Sogna, ma... tu sapevi che mia madre ci ha lasciato per scappare con un altro uomo? Sì, amore mio. E per quale motivo non me l'hai mai raccontato? Tesoro mio, perché volevo evitare che tu soffrissi. È una cosa che è successa tempo fa. Che senso aveva farti ancora del male, eh? Me ne vado. No, no, ascoltami, Mia, ascoltami bene. Non potevo dirtelo io al posto di tuo padre, perché non sarebbe stato corretto, amore mio. No, resta qui, Mia, per favore. Voglio andare via. Non lo so, voglio andarmene. Da qualche parte nel mondo dove io non venga trattata più come un'idiota. Mia, tesoro, tu non sei affatto un'idiota. Anzi, è proprio tutto il contrario. Non l'ho mai pensato e quando ti vedo mi sembra che tu sia una persona simile a me. E io non sono un'idiota. Sì, va bene. Forse facendo così ti ho fatto del male. Però sei molto importante per me. E sono davvero molto arrabbiata per tutto quello che ti ha fatto tuo padre. E sappi che sono stata io a dirgli di raccontarti tutta la verità. E lui che ti ha detto? Niente. Quella sua solita faccia da schiaffi che ha. Però vuoi sapere una cosa? D'ora in poi ti assicuro che lo potremo considerare il nostro nemico pubblico numero uno. Devi credermi, piccola. Non c'è nessuno che possa capire quanto stai soffrendo meglio di me. Perché? Perché mi è capitata una cosa molto simile, ecco. Stavo per compiere 15 anni quando venni a sapere che mio padre non era l'uomo che conoscevo. Mi sentii come se il mondo mi fosse crollato addosso. Dimmi se anche tu ti sentivi come se non avesse valore quello che facevi. Che eri solo un idiota che nessuno rispettava e amava sul serio. No, tesoro mio. Ascoltami, io ti prometto che tuo padre la pagherà cara per tutto il male che ti ha fatto. Mia, ti posso assicurare che tornerà strisciando ad implorare il tuo perdono dopo tutto quello che gli faremo passare. Posso contare su di te, vero? Sì, sì, per qualsiasi cosa. Per la prima volta nella mia vita mi sento considerata. Mamma, ci sei? Maritza è tornata a casa. Scuola dettaglio che non avevo ancora preso in considerazione. Mamma! Sonia, non vorrei dirle che sono qua. Sei diventata matta! Se viene a saperlo, ti troveranno subito, Mia. Però al mio funerale. E allora che cosa facciamo? Dai, mamma! Apri, che stai facendo?
È stato un tuo errore, Gloria. Non me ne ero accorta. E comunque è colpa di Sandra. Oh, sì, certo. Grazie tante, Gloria. È facile ora incolpare me. Come potevo sapere che non è consentito scrivere due nomi nello stesso permesso? Io mi intendo di tintura per capelli, non di regolamenti interni. Non dica sciocchezze, io gliel'avevo detto. Mia Colucci può essere autorizzata solamente dal padre, chiaro? Va bene, calmiamoci adesso. Sul serio, non ne sapeva niente, Sandra? No, per niente. Questa è la prima volta che glielo sento dire. Forse lei era convinto di avermelo detto, ma in realtà non l'ha fatto. Sa, aveva uno zio che faceva la stessa cosa, poverino. Era convinto di aver detto una cosa, ma non l'aveva detta. Si è perso tante ragazze per questo. Credeva di essersi dichiarato e invece non aveva fatto neanche il primo passo. Signora, vuole prendermi in giro? Va bene, analizziamo la cosa con calma. Non c'è Dunov. Perciò mi occuperò io di questa storia, dato che sono il coordinatore. No. Questo è un mio problema. Lascia, non preoccuparti. Hai fatto bene ad informarmi, ma adesso me ne occupo io. Non c'è nessun problema, tranquillo. Salve. Oh, questa storia mi ha reso tanto nervosa. Immagino, poverina. Tu sei già un po' isterica di tuo. E se come poi hai ancora... detto, scusa? No, non volevo criticarti, Gloria. Era tanto per dire. E che anch'io sono così nervosa oggi. Facciamo una cosa. Senti, vieni con me al bar così ti preparo una bella camomilla. No, Sandra, lascia stare la camomilla. Ho bisogno di parlare con te. Qualcosa non va? Ti conosco. Che stai combinando? Aspetta solo un minuto, stellina mia! Dai, mamma, apri la porta! No, non posso perché mi sto cambiando, cara! Forza, sono passate 3 ore! Voglio essere più bella dato che ci sei tu, bella come la mia bambina! Ma se ti conosco benissimo! Apri la porta! Ho fatto! Dammi solo un secondo, non voglio che tu mi veda senza trucco! Devo stare nascosta qua tutto il tempo! Shh, cercherò di farti uscire al più presto, te lo prometto, ma adesso mettiti lì dietro, fai fretta! Eccomi, sto arrivando! Dove lo nascondi il tuo amante? Avanti, so che c'è! Ma quale amante? Non dire sciocchezze! Non c'è nessuno nascosto qua. Come ti ho detto, mi stavo solo cambiando. Ma se sei uguale a prima? Beh, squadra che vince non si cambia, cara. No. Allora, come ti sembro? Divina, come sempre. Ma come fai a sopportare tutte queste piume? Oh, ma quanto è tardi! Perché non cerchiamo Nacho? Non sai quanto gli sei mancata, tesoro mio? Ma è troppo presto, sarà ancora a scuola. Ah, già, certo. Si può sapere che succede? Stai tremando, sei tutta sudata, qualcosa non va? Sai, è tutta colpa del caldo, il caldo caraibico che c'è in questo credi cammino. Di potermi fregare così? So bene che succede. Come sarebbe che lo sai? Calore, sudorazione. Sei entrata in menopausa. Ehi, ma che stai dicendo? Come posso essere entrata in menopausa? Non vedi che indosso ancora tutti i vestiti di quando ero un'adolescente? Ah, sì? E allora io resto qui finché non mi dici che succede. E va bene. Sono entrata in menopausa. Però precoce, che ti sia ben chiaro, eh. Povera me. Chi ti riuscirà a sopportare adesso? Perché mi hai mentito? Perché mi hai detto che lei era andata a casa se sapevi perfettamente che era scappata via? Mi dispiace, Guido, ma ero molto preoccupata. Ma dovevi chiedere aiuto a me, sono il suo ragazzo. Basta, Guido, stai calmo. Sicuramente Emanuele l'ha trovata. Beh, questo non mi piace per niente. Sapere che loro due sono insieme mi fa diventare matto. D'accordo, ma c'è un altro problema. Perché Blas ha creduto a me, ma ha accusato Vico di sapere dov'è Mia. È ovvio che Blas se la sia presa con lei, perché ha una borsa di studio, chiaro? Sai, sono molto contenta che ti preoccupi per Vico. Hai ragione, dobbiamo fare qualcosa. Di lei non mi importa, mi preoccupo per Blas. Dobbiamo cercare di fermarlo. Tomas, dove mi stai portando? Sai, è da un po' che volevo parlare con te, ma non ci sono mai riuscito. Beh, mi sembra il momento di farlo. Sì, hai ragione. E... allora? Anche tu mi piaci molto, lo sai? Oh no, non dirmelo. Non ti è piaciuto? Tomas, tutto bene? No, sì, è che... Cosa? Era perfetto. Sul serio? Sì, questo è... Questo è un bacio. Questo è un bacio. Ma sì, certo, questo è un bacio.
C'è qualcosa che non va. Tesoro mio, dovresti tornare a studiare al più presto. Ma sei impazzita? Hai detto tu di saltare dei giorni per stare un po' con te? Beh, sì, certo, però pensandoci bene, forse è meglio che tu vada adesso perché... Aspetta, la menopausa ti sta già facendo male. Ti ripeto, che mi hai detto tu di saltare qualche giorno di scuola? Sì, certo, hai ragione, cara. Vedi, mi sembri più strana del solito, mamma. No, è solo che ho pensato a cosa sarebbe meglio e credo che per il tuo bene dovresti tornare subito a studiare. Così potrai preparare come si deve tutti quei rognosissimi esami. Il fine settimana sarà tutto nostro. Vedrai, piccola mia, nessuno ci separerà. Potremo starcene a casa sole solette, tranquille, rilassate. Io non ci penso nemmeno a tornare in quell'orrendo postaccio. Sai bene che non sopporto tutti quegli stupidi idioti, in modo particolare Pablo. Ah, bene, ma lui non era il tuo fidanzato? No, non siamo mai stati insieme, è chiaro? Va bene, ho capito, vieni qua. Allora, se non vuoi vederlo, non sei obbligata a passare del tempo con lui. Però ci sono tanti altri compagni carini che potresti... Sì, come per esempio Mia. L'esempio più famoso di encefalogramma completamente piatto. Sai che significa sentire sempre? È troppo difficile. Cos'è stato? Niente, è il teatro. Chiamarlo così è un eufemismo. Direi che siamo fortunate se non ci è caduto ancora addosso. Tutto ma qui. Non veniva da sopra? No. Veniva da là e mi ha preso qui. Quasi dimenticavo di raccontarti. Però mamma, se fai così per alcuni giorni, se vado via per un mese, che cosa fai? Hai ragione, amore, ma stavo dimenticando di dirti che sul palco hanno messo moltissime nuove decorazioni. Sono sicura che ne andrai matta. Hanno fatto un bel lavoro, vedrai. Accidenti, si può sapere dove vuoi che vada, Sonia? Posso sapere come sei scappata? Ma niente, ho insistito perché mi lasciasse uscire, però ora devo rientrare. Quel tipo è terribile. Se l'è presa con me solo perché ho una borsa di studio. Non credo, perché l'ha fatto anche con me una volta e io non ce l'ho. Io credo che se la prenda con quelli che pensa siano più deboli e non sappiano difendersi. È un gran vigliacco. Non immagini quanto mi ha insultata, vorrei ammazzarlo. E se gli dimostrassimo che non siamo deboli? Sì, mi piace l'idea. Sarebbe ora che qualcuno gliela facesse pagare. Prima dobbiamo capire chi è in realtà, perché il suo vero nome non è Blas Heredia. Come? Che dici? Non capisco. Ora non posso spiegartelo, ma sei con me oppure no? Sì, certo. Che cosa devo fare? Di preciso non lo so, ma riguarderà anche Mia. Perché è l'unica che può arrivare a Blas. Pensi che ci aiuterà? Bene, allora dimmi, mia cara, ti sono piaciute le nuove decorazioni che hanno messo? Sì, ma chi è che paga tutta quella scenografia? Sarà il produttore, immagino. Beh, allora bisognerà dirgli che è un po' esagerato. Quanto avrà pagato per mettere tutti quei cartoni? Oh, non ne ho idea. Mamma, non abbiamo niente da bere qua dentro? No, ma se vuoi possiamo andare subito al bar. No, per favore, vai tu, sono stanca morta. Mi porti un succo di frutta. Ah, la mia piccolina vuole farsi fare le coccole dalla sua mamma. Mi sei mancata tanto, vieni qua. Non preoccuparti, vado subito a prenderti da bere, grazie. Va bene? Chi è? Sì. Ah, Santiago, salve, come sta? Bene, scusi il disturbo, ma c'è un problema e mi chiedevo se sapesse qualcosa. Quale problema? Sonia? Salve! No, non parlavo con lei. Mia! Che cosa è successo? Ha lasciato una lettera ed è sparita senza lasciare tracce. Io so dove è finita. La fista, le ha parlato? Mi ascolti, lo dirò soltanto a lei, intesi? Però deve promettermi che non lo saprà nessuno. Soprattutto non deve saperlo suo padre. Va bene. Me lo giuri? Glielo giuro. Beh, vede, il fatto è che la poverina ha scoperto qualcosa di davvero terribile ed è corsa disperata qui da me per farsi consolare. Sapere che cosa fai qui?
amasso tan distinto, un sueño, una visión del colectivo me toca la pasión. Come mai è qua? Ti stavo cercando, so cos'è successo a Mia. E tu che fai? Ho fatto un giro, pensavo potesse essere vicino a scuola. Lo fa sempre per spaventare suo padre, però no, non c'è qui. Ho guardato dappertutto e nessuno l'ha vista. Perché sei tanto preoccupato? Come perché? Perché è da sola, non sa muoversi per le strade, non conosce il mondo, lo vede solo dalla sua macchina. Può capitarle di tutto, è ancora una bambina. Perché fa quella faccia? No, dico, per essere qualcuno che odi tanto, ti vedo molto preoccupato. Sì, perché io sono uno che si preoccupa facilmente. Manuel, stai tranquillo, io so dov'è. Sta bene, dov'è? Se ti dicessi dove la puoi trovare, infrangerei un segreto. Ma me lo dirà lo stesso, vero? Sì, perché penso che tu sia l'unico che possa farla tornare. Ti avevo proibito di avvicinarti ancora a mia madre. Tu non puoi permetterti di proibirmi niente. Tua madre è una persona che ho intenzione di vedere come e quando sì, mi pare. Sì, è molto buona, ma non ha ancora capito con chi ha a che no, fare. Non è colpa mia se preferisce stare con me piuttosto che con te. Non parlare di preferenze, perché altrimenti... Ma altrimenti cosa? Cercate di calmarvi. Calmati, tesoro. Che vuoi spiegare? Che sei solo una calma, una gran bugiarda. Adesso basta, Marita. Vuoi sapere che mi sembra perfetto? Tu stai con lei e io me ne vado. No, adesso tu mi devi ascoltare. Che ti piaccia oppure no, mi ascolterai, chiaro? Forse è meglio che vi lasci parlare tranquille. Va pure. Aspetta un attimo qua. Amore mio, ti prego, ascoltami. Mia sta attraversando un momento difficile. Mi ha chiesto di darle una mano. Come potevo abbandonare una ragazza bisognosa di aiuto? Perché ti senti così ferita? Perché tu mi hai tradito. Perché tutti mi tradiscono. Di cosa parli, Maritza? Le due persone che più di tutte volevo vedere mi hanno pugnalato alle spalle, mamma. Siete solo dei falsi. Bene, immagino di essere io una di quelle due persone. Chi è l'altra? Parlami, Maritza. Non posso. Questa storia mi fa venire voglia di vomitare. Vado in bagno. Maritza, ti prego, tesoro mio, torna qui. Maritza! Dove sta andando? Ha detto che andava in bagno a vomitare, ma so che non tornerà più. Come fai ad esserne sicura? Beh, perché adesso al mio tesoro servirà un momento per riuscire a digerire tutto quello che ha visto. Poi andrà direttamente al collegio, parlerà per ore con le sue amiche. Sai, mi impressiona molto vedere come la conosci. In realtà ci conosciamo bene entrambe. Sapevo che si sarebbe arrabbiata per tutta questa storia, però anche lei sa che io non posso abbandonare qualcuno che mi sta chiedendo aiuto. Stai tranquilla. Vedrai che le passerà. A me piacerebbe tanto avere una mamma che mi conosca così bene, proprio come tu conosci Maritza. Io vi invidio. Non c'è molto da invidiare. Noi viviamo la nostra relazione come se stessimo giocando tutto il tempo una finale di calcio ai mondiali. È uno scontro continuo. Ma questo non è importante. Io sarei anche capace di rinunciare a un viaggio a Miami per poter avere una mamma che mi conosca così bene. Tu non avrai una mamma. Ma ricorda sempre che ti resta quel cretino di tuo padre. Non me lo nominare, Sonia. Te lo chiedo per favore, non me lo devi nominare! Thomas! Salve, Lulu. Che bello vederti. Cosa ti serve? Avevo un'ora libera e volevo parlarle un attimo. È possibile? Sì, certo. Vieni, siediti. Bene. Intanto voglio ringraziarti per aver scoperto chi mi aveva scritto quella lettera. È proprio di questo che le volevo parlare. Va bene, dimmi. Lulu, io le ho mentito. Non è stato Santiago a scrivergliela. Cosa? Oh, no! Immagini la brutta figura che ho fatto con Mansilla. Thomas, perché mi hai mentito? Le chiedo scusa, Lulu. Il fatto è che non ce l'ho fatta a dirle la verità. Dimmi subito chi è quel maledetto disgraziato che mi ha... No, vede, Lulu, il fatto è che non voleva farle del male. È innamorato di lei, ma non sapeva come fare. Per questo motivo le ha scritto quella lettera. Chi è uno dei tuoi carissimi amici? Guarda, Thomas, questa volta voglio la verità, eh. Dimmi subito chi... Lassen? Bustamante? No, non è stato nessuno di loro. Sono stato io. Oh,
Oh, no! Le posso essere d'aiuto? No, non so che cosa voglio. Guardi, questo è l'ultimo numero. All'interno può trovare anche un poster gigante di Sonia Ray. È proprio la faccia che non voglio vedere più in tutta la mia vita! Ma che ti succede? Sei diventata matta, ragazzina! Ma sì, mangiatela! Ehi, e guarda dove vai! Ehi, Maritza! Che ci fai qua? Non posso crederci. Me lo sto chiedendo anch'io. Che fai? No, Lulu, nessuno schiaffo. Non voglio picchiarti. Santiago, mi sento in colpa per quello schiaffo. Tu non c'entravi niente. Cioè? È stato Tomas a scrivere la lettera. Oh, bene, ha confessato. Te lo ha detto, era ora che uscisse allo scoperto. Ma come? Tu lo sapevi? No, ma l'ho scoperto dopo il nostro piccolo incidente. Che mano pesante che hai. Mi dispiace tanto. Andiamo, sto scherzando, è passato. Che cosa c'è? Che mi sento così male. Va bene, però non è poi così grave. Il ragazzo era confuso, non è colpa tua. Se gli adulti cadono in tentazione, figurati gli adolescenti. No, vedi, non è solo la lettera. Tommaso mi ha colta di sorpresa e mi ha dato un bacio. Ti ha baciato? Ho avuto una crisi isterica e lui è scappato via. Mi sono avvicinata a quel ragazzo perché l'ho visto sempre così indifeso. Non capisco com'è possibile che mi vada sempre tutto così male. Posso essere sincero e dirti quello che penso? Sì, certo. Vorrei tanto che tu mi potessi spiegare perché non riesco mai in tutto quello che faccio. Va bene. D'accordo, ma non qui. Io sto andando a pranzo. Ti va di accompagnarmi così parliamo? Certo. Avanti, Tomas! Vieni fuori! Lasciami, non voglio esserci. Che diavolo stai facendo? Che è morta per lo shock. Esci? Allora, mi vuoi dire che cosa è successo? Non l'avrei mica soffocata con la lingua, Tomas. Ma la vuoi smettere di prendermi in giro? Tu non hai visto la faccia che ha fatto? È rimasta così. E soprattutto non ha detto niente. Lui è sopravvissuta e con Santiago. Molto bene, ancora viva. Forza, andiamo. Aspettate, aspettate. Che c'è? Ma che fai? È viva, ti ho detto. È proprio questo. Adesso mi trova e poi mi ammazza. Tu e i tuoi dannati consigli. Ah, non posso crederci. Io ti do una mano perché tu non sai baciare. Ti aiuto, te lo insegno. Nonostante i miei consigli ti va male e adesso è colpa mia. Certo. Tommy, ti stavo cercando. Non ci sono per nessuno. Ma come? Neanche per la tua nuova ragazza? Che? Ah, non gli hai detto che stiamo insieme? Mia madre se n'è andata con un altro. Queste sono soltanto voci. Mercedes, tu devi dirmi la verità. Mia madre ci ha abbandonato per scappare via con un altro oppure no? Devo saperlo. Piangere, per favore, non piangere. Insultami, picchiami, ma... Ti prego, non piangere. Non lo sopporto. Chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te soñé. ¿Te acordás de Marcos? ¿Cómo no me voy a acordar de Marcos, mi amiguito Marcos? No me digas que te pusiste de novia con él. No, no, yo no.
Vos. Lo tuyo con Guido va muy en serio. ¿Lo tuyo con Julieta? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor va a ser que la cortemos. Necesito hablar contigo. Sí. Decime.